E mi è stato chiesto di tratteggiare con certa rapidità la vicenda del caso Lambert in Francia e lo utilizzo senza rientrare in una pedante ricostruzione della vicenda e della cronologia della vicenda per definire un archetipo, e cioè l'archetipo nel quale si è arrivati anche attraverso la legge 219, e cioè nel sistema francese la valutazione della cosiddetta ostinazione irragionevole viene attuata attraverso la verifica da parte di un comité all'interno del quale la parte preponderante la fanno i medici. E cioè, in quel sistema, il medico è l'arbitro finale, ma è sottoposto alla legge e non alla deontologia. Mi spiego meglio. L'ordinamento francese, che non ha le incrostazioni delle corporazioni del ventennio, di cui ricordiamo anche le deformazioni dentro il nostro ordinamento civilistico, e quindi essendo più libera di determinare la supremazia della legge, anche con riferimento ai profili ordinistici, valuta questi profili all'interno di una legge generale, che è stata anche poco riformata, e che tuttavia poi lascia al medico la decisione su come interpretarla nel caso concreto. Che è esattamente il contrario di quello che succede invece in Italia. C'è una deontologia molto larga, molto significativa, c'è poi una legge, è stata ben descritta anche dal professor Busnelli, con un punto poi di non ritorno, e cioè a dire, fin tanto che il medico assiste una situazione anche, potremmo dire, di abbandono, in autonomia da parte del paziente, il medico non tradisce, potremmo dire, la sua deontologia, ma laddove venisse chiamato a somministrare un farmaco letale, abbandona definitivamente quella deontologia. Qui apro una parentesi, penso che il tema poi della consulta lì a un certo punto andrà a scontrarsi, non tanto sulla natura delle regole deontologiche, che fonti hanno, quanto perché è un palese ribaltamento della missione del medico, e quindi qui non è tanto un'obiezione di coscienza, che è abbastanza limitativo immaginare che basta introdurre l'obiezione di coscienza, qui è un ribaltamento totale della professione medica, come se a un certo punto un avvocato gli venisse chiesto di tradire i principi della difesa e quindi in qualche modo di rivelare a controparte. Siamo a quei livelli, quindi non credo possa essere introdotta dentro la legge 219, perché invece quella legge è tutta soppesata, bilanciata, davvero un filo quasi invisibile su quanto il medico può fare, fino a dove si può spingere, dove si deve arrestare pena il tradimento della sua funzione. E in qualche modo il caso Lambert descrive in modo molto plastico questa vicenda. Perché lì il tema dell'ostinazione irragionevole si spinge anche alla valutazione da parte del medico di quando ci sia una qualche artificiosità nel prolungamento della vita. Lì si usa proprio questa espressione, la vita artificiale. Chiaro che qui si aprono tanti temi, se il sondino nasogastrico sia lo strumento che rende artificiale quella vita, tanti tra noi abbiamo detto che non è così invasivo come viceversa un respiratore automatico nel caso Welby. Siamo davanti a delle situazioni che in qualche modo sostituiscono altri modi di somministrazione manuali di quella che è un liquido di sostentamento.
E quindi quel tema è molto ampio, ma lo lascio in particolare ai politicisti, perché è evidente che nel momento in cui nella legge 219 si è introdotta anche la possibilità della rinunzia del trattamento del sostentamento, certo qui si apre un tema non indifferente legato al fatto se non sia piuttosto invece il dovere morale dei consociati e soprattutto dei consociati più prossimi al paziente di cercare in tutti i modi invece di continuare a dargli quella alimentazione come dovere morale. La legge nostra comunque l'ha risolto in senso negativo. E in fondo il caso Lambert è in questi termini, cioè si sta dicendo la ricostruzione della volontà del paziente, che è importante, perché è vero che il medico è l'arbitro finale, ma anche la volontà del paziente incide, tant'è vero che il medico in Francia ha un obbligo di motivazione. Ed è lì che poi si gioca tutto il contenzioso in questi decenni, e cioè a dire, poiché sei tu che poi ti prendi la responsabilità di definire che c'è quell'ostinazione ragionevole, tenendo ovviamente anche conto della volontà, quel tema della volontà è molto delicato, perché siamo davanti a una di quelle situazioni impropriamente chiamate stato vegetativo persistente, ma diciamo noi, anche un po' più da giuristi, di un'incoscienza minima, uno stato di coscienza minima, minimale, e quindi non consente di avere consapevolezza piena di quelle che sono le proprie attitudini, l'esplicitazione di quelle attitudini. Allora, davanti a questa situazione, il contenzioso è andato avanti, è arrivato fino al Consiglio di Stato, il quale ha confermato invece che c'è questa situazione di ostinazione irragionevole, quindi nell'ultima analisi ha chiesto il distacco di questo sondino e quindi poi un avviamento verso il fine vita. È intervenuta la CEDU ha fatto una sua lettura con riferimento al rispetto della vita all'articolo 2, è arrivata a dire, la CEDU ovviamente ragiona in astratto, vede la ragionevolezza all'interno dei singoli ordinamenti, non è che entra nel caso specifico, quindi nel singolo ordinamento dice no, la Francia ha tutti i contrappesi per poter ritenere comunque ragionevole la salvaguardia della vita proprio attraverso questa procedura molto qualificata, dove è vero che il medico è, diciamo, decisore finale, ma tuttavia deve tenere conto di tutta una serie di elementi fino appunto ai limiti dell'ostinazione ragionevole. Interviene l'ONU nel senso che ha questo comitato che riguarda i diritti delle persone disabili, il quale da ultimo ovviamente non sta dicendo che quanto si sta attuando in Francia contrasta con i diritti delle persone disabili, sta chiedendo alla Francia l'acquisizione di una serie di, potremmo dire, pareri, valutazioni, tutta l'istruttoria che riguarda questo caso. In modo forse tipicamente francese, il primo grado dice ma no, noi non siamo tenuti a dare nulla, voi in fondo non avete questo potere cogente di rivolgervi allo Stato francese perché noi vi dobbiamo offrire alcuni elementi e tra l'altro a chi li dobbiamo mandare, così anche invece quel Consiglio d'Etat rimette le cose a posto e dice ma ci mancherebbe altro, pacta sunt servanda, nel momento in cui abbiamo sottoscritto questa convenzione certamente annullerò la decisione del Tribunale Amministrativo francese e chiedo invece allo Stato francese di offrire e fornire tutti questi elementi e nel frattempo ingiungo all'equipe medica di non procedere al distacco del sondino perché altrimenti si creerebbe un danno irreparabile che porterebbe a questo punto Lambert alla morte. Questa è molto molto sintetica tutta la vicenda, che è fatta di tanti giudizi che in questo momento siamo ancora in una fase, potremmo dire, interlocutoria, non finale, perché potrebbe anche essere che invece la commissione, il comitato dell'ONU dica beh, qui in effetti è stato svolto tutto in regola d'arte, quindi non c'è una lesione dei diritti del disabile, anzi per certi versi in questo caso lui non può esercitare il proprio diritto legato a questa ostinazione irragionevole e avendolo lui già descritto questo atto di volontà potrebbe dare invece un semaforo verde. Quindi non siamo in una situazione finale, al di là dei titoli dei giornali dove sembra che a un certo punto si è bloccato tutto, no, siamo in una fase in cui si è in attesa di ricevere questa documentazione e davanti al Consiglio di Stato, a questo punto lo Stato francese dovrà fornire questi elementi. Perché dico che è l'archetipo? In qualche modo anche il punto di non ritorno che segnalava il professor Bosnelli. Perché voi avrete notato la
differenza dell'impatto della notizia fra ieri e oggi del caso olandese. E cioè, fino a ieri sera sembrava un caso di eutanasia, cioè di una ragazza 17enne in uno stato depressivo devastante, legato a dei fatti durissimi che aveva subito durante la sua infanzia, neanche adolescente, neanche adolescente, e che a un certo punto le veniva somministrato un farmaco letale per la morte. Ecco qui tutta quella percentuale di italiani che sono sostanzialmente favorevoli all'eutanasia, almeno a sentire la vulgata mediatica, non era più tale. E cioè effettivamente, anche nel chiacchierare con gli amici più, diciamo, pervicacemente legati a un'impostazione eutanasia, su questo sentivano un forte conflitto nella coscienza. Una ragazza di 17 anni che ha davanti tutta la vita, con i genitori accanto, che gli viene somministrato un farmaco in modo. Stamattina la notizia è cambiata, è stato detto no, non è andata così, è andata nel senso che questa ragazza, ormai allo stremo delle forze, non si voleva più alimentare, non voleva mangiare, che tra l'altro tipico della depressione, spesso va insieme all'anoressia, e quindi a un certo punto anche la volontà dei genitori non riusciva più a fare nulla e si è un po' lasciata morire. È cambiata anche qui la percezione, e cioè a dire, è proprio vero che sono due passaggi molto distinti. I francesi ce lo dicono bene con quel discorso dell'artificiosità della vita, e cioè intendono dire, al di là che noi valutiamo o meno quel sondino come qualcosa di invasivo, intendono dire la vita ha un suo decorso naturale, che a un certo punto arriva nella fase più dura della propria esistenza alla fase terminale. Laddove invece c'è uno strumento che prolunghi un po' questa esistenza, la sta creando in una situazione di artificiosità. E quindi leviamo il sondino, leviamo il respiratore automatico, ovviamente laddove ci sia la volontà del paziente a fare ciò. Però, si dice, tornerebbe a essere artificiosa quel momento se, anziché lasciare il decorso, si somministrasse di nuovo strumentalmente un farmaco. Anche quello è artificioso, anche quello è un modo per accelerare la morte. E nell'onestà intellettuale tipicamente francese, come rifiutano l'uno, rifiutano l'altro. Non riescono a pensare che le motivazioni per cui va rifiutata appunto la vita artificiale, poi una volta che viene rifiutata e quindi c'è un decorso, a questo punto inesorabilmente avviato verso la morte, lo si debba rendere artificialmente più rapido attraverso un presidio, che in questo caso è un presidio comunque un trattamento medico fino in fondo di somministrazione di un farmaco. Qui c'è una logica spietata. Allora, io davvero mi chiedo come fa il professor Busnelli, per quale motivo adesso la Corte Costituzionale ci vuole far fare un salto di qualità che fino a qualche anno fa eravamo, tra virgolette, indietro, bisogna vedere se poi eravamo indietro o avanti in termini sociali rispetto alla Germania e alla Francia, adesso con un doppio salto mortale li superiamo e ci avviciniamo al Belgio e all'Olanda, perché invece in quegli ordinamenti sì, c'è il tema dell'eutanasia, del suicidio assistito. In effetti la diversa percezione italiana di questo fatto era proprio legato alla vicenda contingente di questa povera ragazza, anche le fotografie, questa poco più che adolescente. Eppure lì è pacifico che ci siano circa 7.000 casi l'anno di eutanasia, all'interno dei quali ci sono anche situazioni di minorenni dai 12 anni in su, e questo anche in Belgio. Allora, davanti a quella situazione, al di là del caso specifico, non sfugge a nessuno che le vicende che abbiamo visto magari sotto gli occhi con questa ragazza olandese, in realtà ci sono, ce ne sono anche tante, magari non messe così in piazza con la pagina Facebook, con la pagina Instagram, con in qualche modo un libro scritto, eccetera, ma nel silenzio, o meglio, ogni tanto anche assorbono alle cronache, ci sono queste vicende. Allora, questo archetipo francese, che magari alcuno di noi, io sono anche tra questi, non è che lo vuole saltare, perché anch'io mi rendo conto di una certa forzatura nell'identificare anche nel presidio dell'alimentazione e idratazione come un trattamento sanitario. Io avrei preferito che nella legge 219 ci fosse stato scritto
decidere il medico se quello è un trattamento sanitario o no. Cioè, nel senso, ci sono migliaia di modi per somministrare un liquido enterale, lo può fare il familiare, lo può fare un infermiere, non è detto lo debba fare sempre il medico. Quindi poi ci saranno delle situazioni in cui il medico dice trattamento sanitario non è, invece qui è stato giuridificato il principio che invece è sempre trattamento sanitario. Ecco, questo mi è sembrato una forzatura in qualche modo un po' alla francese di introdurre dentro il testo legislativo ciò che invece probabilmente dovrebbe essere lasciato più al codice deontologico di valutare caso per caso se là dentro si è davanti a una forma, potremmo dire, anche di ostinazione irragionevole. Questo non è stato fatto. Però al di là di questo punto, certamente la dinamica legislativa italiana non consente di introdurre la fattispecie invece dell'aiuto, dell'incentivo da un punto di vista strumentale a accorciare la vita. L'altra strada, ce l'ha detto anche il professor Flick, per certi versi era su questa posizione, ci interveniamo sull'articolo 580 del codice penale direttamente, intanto poi la Corte o fa quello o non fa nulla, certo non può intervenire su un altro testo di legge che non gli è stato sottoposto quanto a scrutinio di legittimità costituzionale, questo non credo possa arrivare a tanto, quindi dovrà necessariamente eventualmente introdurre in via interpretativa sull'articolo 580, poi certo anche schiudendo la possibilità di una coerenza con questo intervento con la legge 219, quindi in qualche modo indirettamente poi ci potrebbe arrivare alla legge 219. Però io mi chiedo davvero, davanti a questa richiesta della Corte, ma siamo davvero sicuri che questa sia coerente, questo sia qualche cosa che la strada italiana confligge con la nostra carta costituzionale? E cioè, è l'impostazione francese, è l'impostazione tedesca, era un'impostazione che fino a due anni fa, perché la legge del 2017 per noi era già, e io ero tra questi, una forma di eutanasia passiva, potremmo dire, e adesso addirittura recuperiamo in un salto di qualità il superamento, come se non avessero carte costituzionali adeguate agli ordinamenti europei. Ecco, questo è un tema delicato, siamo in un'aula parlamentare e quindi poi spetterà ovviamente il Parlamento di prendere decisioni. Io ritengo che uno dei casi in cui il legislatore aveva fatto le sue scelte e che a un certo punto tornarci a distanza di due anni sia in qualche modo una entrare in casa d'altri, ecco, per usare un eufemismo. Vi ringrazio.